Ciao a tutti ragazzi, sono Strategic Call of Duty e con me oggi questa bellissima ragazza che si vergogna. E oggi io e lei vi faremo vedere un po' vi faremo un tour di una casa americana. E le case americane, prima di tutto, perché qua di me? Non capisco. Le case americane, prima di tutto, non sono appartamenti, cioè la maggior parte non sono appartamenti e sono case tipo uno o due piani, o anche tre, poi dipende, e sono completamente diversi dagli appartamenti in Italia. Allora, questa è la cucina, tipica cucina. Questa è una casa tipo, ci avrà, quanti anni ci avrà? 40? Non so. Ciao. non vuole stare con noi, non scappare. E poi una cosa che c'è di diverso, ci sono queste stanze così, si chiamano le laundry. Tutun. E qui vabbè c'è lavatrice e l'asciugatrice, questa asciuga tutto, cioè da lì li sposti là dentro e ti asciuga tutto in 20 minuti, quindi non è male. Giura che ecco noi, andiamo di sotto. Anche c'è anche il babbo, guarda, non ne vuole sapere nulla. Vai, allora si va. Poi tipo il 90% delle case, il 90% delle case hanno un basement o seminterrato. Ora giù accendi le luci. Ora il nostro si è allagato tipo quanto, 3 giorni fa, quindi abbiamo spostato un po' tutto, un po' incasinato, come vedete. Vai Giulia, aspetta, spengi. Ora continuiamo il tour, andiamo. E ora c'è un po' di casino perché mia mamma non c'è, è andata a Miami e quindi ovviamente l'ordine non va bene. Ecco, questo è un salotto tipico americano, perché la nostra casa è davvero americana, cioè non so come spiegare. Le case sono più o meno tutte così, almeno o so così o so più moderne. Guarda, c'è sempre il posto per fare fuoco, ma ti nascondi sempre negli angoli, ma ripigliati. Ma no, ma io che ci devo fare il video, ho capito. Qui c'è il giardino. Vai. E comunque Giulia, andiamo di sopra, vai. Non mi sembri a tuo agio. Che palle mi fai? Ah, studio. Non si vuole fare vedere mio padre. Madonna, tutti si vergognano. Allora, poi la maggior parte delle case, almeno non sono un piano, c'hanno cioè sempre il piano di sopra che poi porta alle camere da letto. Ora qui c'è quello dei miei genitori, così. Qui ci dovrebbe essere tipo la stireria, come la chiama mia mamma, dove stira. Qui mio babbo fa gli esercizi, e visto che non li faceva mai, ha deciso di comprarsi la TV così che può correre, guarda la TV allo stesso tempo. C'è sempre il bagno solo per i due genitori. E ora si entra nella nostra zona. Questa zona l'avete già vista mille volte, però ve la fa vedere di nuovo. Mi serve la macchina? Sì, che mi serve la macchina. Novità: un pesce. Un pesce palloso. Questo pesce è una palla assurda. Un pesce solitario non fa una sega. E comunque, questa è la camera. Come l'avevo già fatto vedere, c'è una novità davvero bella. Allora, prima di tutto c'è quello, Jimi Hendrix. Però guardate là, guardate cosa attaccata al soffitto. Fashion, tutte ste cazzate. Perché Blockbuster qui sta chiudendo, tutti quelli nella nostra zona stanno chiudendo, e quindi stavano vendendo ste cose 40 per $1. Me le sono comprate, le ho attaccate al muro o al soffitto con dello scotch. Niente male, qui c'ho tutti i James Bond, Star Wars, boh, tutte queste cazzate. Un'altra novità, allora vi faccio vedere. Pesci. Allora, vi dico un po' i nomi. C'è la casa di SpongeBob, Patrick, SpongeBob, e poi
Mi sembra quello lì è Jelly, c'è Fish, e poi c'è quello bianco, non so dov'è. Dov'è quello bianco? E lei è morto? Che cazzo è? Cioè, manca un pesce. Che cazzo è? Eccolo, eccolo. Spuntavo fuori dal nulla. Si è fissato dei pesci? Eh sì. Ti voleva far vedere la camera tua? No. Dai, falli vedere la camera tua. Apri, apri per un secondo. Per me è in disordine. È uguale a quello di Matteo. Però... Dai, apri. No, Matteo, ma che gli fai? Li fatto vedere? Apri, fai vedere un po' com'è. Oh. Bella. Che disordine, Giulia. Che disordine. Ed eccoci ragazzi al supermercato americano. Questi posti non sono tanto diversi, cioè in questi supermercati qua non è che sono tanto diversi da quelli italiani. La cosa che cambia di più è forse la scelta dei prodotti. Come vedete, questi sono solo tipi di latte, pieno zeppo di latte o di qualsiasi cosa. Tipo ovviamente in Italia ci avranno due tipi di carta igienica. Ora sto improvvisando, però ce ne avranno due di tipi di carta igienica. Qui ce ne saranno 15, quindi la selezione varia molto, c'è un sacco di roba. Poi alla fine le cose diverse sono estetiche, alla fine sotto sotto sono uguali a quelle italiane, la Hoppe, tranne che qui sono aperti 24 ore su 24, ci sono tipo 25 casse, una cosa assurda, e sono abbastanza larghi, come vedete. Corridoi molto larghi e sono sempre abbastanza organizzati, c'è sempre gente da, tipo se non riesci a trovare qualcosa c'è sempre qualcuno da chiedere, gli fai oh dove sta il formaggio, loro ti fanno di là, quindi trovi sempre quello che vuoi. E poi davvero la cosa è che sono aperti 24 ore su 24 è davvero bella, fai finta ti svegli alle 2 del mattino e vuoi un budino e vai a prendertelo qua, cioè c'è sempre, vuoi una torta, te la vai a prendere, comprare di tua mamma il giorno dopo te ne sei scordato, puoi venire in un posto come questo e ti trovi la torta. Ora mio babbo si divertiva a far vedere un po' il pane toscano, che non è niente come il pane toscano vero, e visto che gli americani non sanno tagliare, guardate un po', c'hanno la macchina che ve lo taglia, taglia perfettamente a strisce, come vedete, buona cosa. Che secondo me in Italia cioè ci sarà, però non è che il pubblico lo può usare, quindi vabbè ragazzi, quindi spero vi sia piaciuto questo video. Mi dispiace un pochino per il ritardo, però era difficile fare un video con mia sorella visto che non collabora per nulla, però vabbè, io vi saluto, buona cicci.